You can shout out all you want to. Cause I ran a scene in foxocatic love. If you take the chance and do it, did the rain or wind was gonna put you down. Cause we're the barrio people night and day. Living crazy, that's the only way. So tonight, get lifting 9 to 5 from the shelf and just enjoy yourself. Groove up, let the madness and the music get to you. Life ain't so bad, I love. Oh, if you live, you love the world. Do what you want to do. There ain't no limits up to you. It's time to come alive and party all right through the night. Gotta let the fullness deep inside your soul. Wanna see an exhibition? Better do it now before you get too old. Cause we're the barrio people night and day. Living crazy, that's the only way. So tonight, get lifted 9 to 5 upon the shelf. Just enjoy yourself. Groove up, let the madness and the music get to you. Life ain't so bad, I love. Oh, if you live, you love the world. Nelle puntate precedenti. Andiamo con la sigla, vai! Ah, vedi che gli piace la sigla. Direttamente. Pure col braccetto. Massimo Giuliano. Comunque sono mancato un po' di tempo qua. Cioè, Radio DJ qua. Le siglette, le musiche. Ci lanci così. Ci vuoto di lui. Dove sei stato? È la seconda stagione. Cioè, guarda che la quarta stagione la facciamo su RTL. In effetti, rispetto alla prima, che era più semplice, diciamo così, già ci siamo evoluti. Diciamo. Ma che cazzo di musica sta a me? Un grande momento di radiofonia. Un grande momento di radiofonia. Metti l'eco. Grossi buchi da, cioè nemmeno, cioè se ti sentisse Farolfi, capito? Te lo ricordi? Sa. Fratelli. Oi 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 quanto è buono lo pane che l'oi oi 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 quanto è buono lo pane che l'oi oi 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 quanto è buono lo pane che l'oi oi oi oi. Fratelli, benvenuti. Suorelle, sorelle. Oi 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 quanto è buono lo pane che l'oi oi 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 quanto è buono lo pane che l'oi oi 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 quanto è buono lo pane che l'oi oi oi oi. C'è il suvino sulle mani che la musica rap di che mare la zap se ne cale la trip e se tosce la chiappa carne
ora c'è la fama, a mangiare un po' troppo, e la musica rap, quanto è buono è l'umane che lo Ladies and gentlemen, William Gelsomino, fammi la cortesia di aprire quella finestra. Perché se adesso mi sentono dal cortile, falli a chiamare. Signore e signori, benvenuti al 99 Cosse Radio Show. Li chiamiamo uno alla volta. Con noi questa sera William Gelsomino. Con noi, fatevi sentire, ragazze, abbiamo le pine! Rimanete là, solo ci servite per fare casino. Abbiamo bisogno. Dove sta? Nicoletta! Niente, non ci si caga nessuno. Ma soprattutto le pizzette di Liliana Prosperi! In regia Lucio Selvaroni! Buonasera! Aspetta, lo rifaccio! Liliana Prosperi! Oh, e che cazzo, un applauso! Nicoletta Crisotti! Oh, e poi ve ne potete di cuore, ma... Una danza cubana. The eve of destruction. 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 The eve of destruction.
Eccoci qua, giovedì 9 dicembre 2013-15-2021. Che cavolo! 2013-2021/22 tra 2009. Un po'. E siamo qui in diretta su Radio Città Popolare Network, non ti rendi conto, come al solito. Saluto Lucio Selvaroli, che cura, che sta lì, che controlla che tutto vada bene. Sì, però mi raccomando, www.radiocittapescara.it. Radio Città addirittura. Esatto, cittapescara.it. Radio... Se sbagliate il nome vi rompo il... No, vabbè, perché dobbiamo cominciare così? Sempre in questa maniera così minacciosa. Ecco, Lucio, Francesco. Che... No, ero Lucio. Ecco, Francesco, scusami. E, allora, eccoci qua in questa giornata un po' particolare, un po' triste. È stata una settimana triste da un lato, bellissima dall'altro lato, perché è successa una cosa che non ci credevamo più, e invece poi Fabrizio ce ne parlerà. Immagino. Allora, quindi la cosa triste ovviamente è quella di cui tanto si parla, la scomparsa. È diventata una cosa di pubblico dominio addirittura. Arrivano messaggi dal nord Italia. Dove è finito? Ecco. Telegrammi di condoglianze come se non ci fosse un domani. Esatto. La stampa se n'è occupata. Saluto il Pescara.it, ma saluto anche il Messaggero. Anzi, saluto che oggi stamattina alla scomparsa, diciamolo, del noto albero di Natale più piccolo d'Europa, Farlocchio. Anche quello più importante di Pescara, diciamo. Possiamo anche dirlo. Insomma, oggi mi hanno chiamato dal Messaggero per dichiarare, cioè, la dichiarazione 99 cose. Ciao Alessandro, ti voglio bene, grazie. A un certo punto, capito? No, una dichiarazione. Scusa, era un albero. Era tanto un bravo ragazzo. Diceva sempre albero. Buongiorno e buonasera. No, ma la cosa, Marco. Buonasera, Marco Sburzo. Buonasera. La cosa buona è questa, che appunto dialogando con il giornalista dicevo: mazza, non è successo, per fortuna non è successo niente di grave a Pescara, per cui ci si occupa di queste amenità. Nessuno si è fatto male. Nessuno si è fatto male. In realtà poi dopo c'è anche della brutta cronaca in giro in Abruzzo, però vabbè, questa cosa vabbè. Va bene, ma torniamo a noi. Salutiamo invece Fabrizio Camplone. Ciao a tutti. Basso e anima di questa band, di questo gruppo di sciagurati. Raccontaci, dai, sparaci subito qualcosa di buono. Ah, sparo io con le notizie? Invece io aspettavo William. No. Allora ci vuole il lancio. Eccolo qua. Dietro queste terribili immagini si nasconde un disegno molto più grande. Questo mese Fabrizio vi svela quello che nessuno vi ha mai raccontato. Fabrizio. Questa sera dalle 21:15 Fabrizio su Radio Città. La buona notizia di Fabrizio. Di Fabrizio. Allora Fabri, allora, dai, la lieta novella. Dai. Allora, la lieta novella, lietissima per tanti, è stata chiaramente la scarcerazione di Patrick Zaki, che sì, è stata questa settimana, anzi, due giorni fa. Anche se va notato che questa scarcerazione non è stato scagionato Patrick Zaki, in realtà no, è stato solamente scarcerato in attesa di processo. Tuttavia, diciamo, questa cosa depone piuttosto bene dal punto di vista delle pressioni che evidentemente sono state fatte e hanno sortito qualche effetto. Quindi speriamo che queste pressioni servano anche in qualche maniera a fare in modo che poi ci sia una giusta sentenza, che chiaramente prevede debba prevedere l'assoluzione del ragazzo. Sì, perché noi continuiamo a seguire la cosa, chiaramente. No, così anche, scusa, quale sarebbe in ogni caso il capo di accusa? Cioè, quello che ne so, spionaggio? No, non lo so. È che lui con i suoi articoli ha danneggiato il paese, l'immagine del paese. Sì, sì, quindi è anche un reato che, vabbè, nei paesi arabi è particolarmente pesante. Ma comunque non è pesantissimo. No, cioè, ha rovinato l'immagine del paese. Poi, insomma, Marco, ragazzi, boh, scusate, perché io dopo, quando finisco in discorsi seri, sparo sempre cazzate, però... Cioè, dai tempi delle piramidi in Egitto non ci sta niente di buono. Eppure le piramidi, per farle. Cioè, insomma, abbiamo ancora il dente avvelenato. Beh, anche Regeni ha rovinato molto l'immagine del paese, che tra l'altro cerca ancora giustizia. E ci sta un nuovo stop, diciamo, alle investigazioni e ai processi, perché il governo egiziano si rifiuta di dare gli indirizzi dei quattro imputati,
che sì, quindi se non possono essere notificati per la legge italiana, il processo non può andare avanti. Come diceva mia madre, quando vai a suonare, vai a cercare i parenti, i suoni, no? Quindi fai il campanello, cioè era una cosa tipo che senza risposta visita fatta, una cosa del genere. Quando sì, no, esatto. Adesso non ricordo bene la formula. E quindi, insomma, alla faccia dell'immagine dell'Egitto, ragazzi, tanto sapete che, insomma, Patrick o non Patrick, a noi ci rode il culo già per quello che è successo in passato. Sì, comunque, e non la speriamo bene, dai. Speriamo bene. Speriamo bene per Patrick, comunque. Spezziamo sia anche una lancia, però, per Aung San Suu Kyi. Sì, che è il premio Nobel per la pace, sì, sì, era la ex premier neoeletta in Birmania, certo, che poi è stata deposta da un colpo di Stato il 1 febbraio dell'anno scorso e che adesso è stata condannata a 2 anni di prigione da parte del nuovo governo, insomma, che segue il colpo di Stato, perché ha violato le leggi sul Covid di protezione, perché loro hanno fatto un colpo di Stato, sì, la sua gente ha protestato, giustamente, perché un colpo di Stato si protesta, e questi che cosa sono andati a trovare? Ah, t'hanno arrestato per Covid. Esatto, perché tu hai protestato, c'era il Covid, non potevi protestare. Assurdo. E quindi si è presa 2 anni il premio Nobel per la pace. Premio Nobel per la pace. Allora, vediamo, insomma, seguiamo anche le sue vicende. Bene, no, questa è un'altra cosa importante da tenere sott'occhio, poi sono sicuro che anche Benedetta La Penna con il suo programma Stand Up, sì, insomma, beh, sì, si occupa persone molto più competenti di noi, assolutamente, no, comunque gente che riesce anche ad affrontare, a spiegare, a darci un'immagine diciamo completa di quello che sta accadendo in questi posti. Questa è Radio Città Guagliù, cioè non è che stiamo a fare le dediche, capito? Quasi fanno le cose serie, e Benedetta almeno ci aiuta anche, come dire, grazie a persone come Benedetta, come Lepine, come il professor Civitarese, sono tutte persone che ci aiutano in un certo senso. Lucio, mi rivolgo a te, diciamo che ci liberano dai peccati nostri, cioè quelle sono le persone, sì, ci fanno crescere, chiaramente, quindi, come si dice, scia Benedetta, sì, meno male che ci Benedetta, ecco, sì. Diciamo che le cazzate che diciamo noi le scontano quelle altre persone. sì, proprio in vere lezioni universitarie, tipo quelle di Nicoletta. Nicoletta sta per arrivare subito dopo l'intervento del nostro William. Chiedo allora, a Fabrizio. L'ultima cosa, citiamo una brava persona, che è George Clooney, sì, visto che stiamo parlando di diritti umani. George Clooney praticamente ha rifiutato di fare uno spot. Stop, avete il microfono aperto, non bestemmiate in diretta. Ok, grazie. Prego. George Clooney ha rifiutato di fare uno spot che per un giorno di lavoro gli avrebbero dato circa 35 milioni di dollari. Un giorno di lavoro? Sì, sì, uno spot, quando ci vuole a girarlo. Che ci vuole? Ha rifiutato. Io li faccio a 5 euro, voglio, lo dico. Posticipato. Comunque ha rifiutato 35 milioni di dollari, sì, perché secondo lui l'offerta, che era di una compagnia aerea statale, grazie, era legata ad un paese che, seppur alleato, non è stato trasparente e spesso discutibile per i diritti umani, per il rispetto dei diritti umani. Quindi non ha voluto fare questo spot. Mangulo, Fabri. E si è permesso il lusso di dire: no, io 35 milioni non me li prendo perché voi non rispettate i diritti umani. Che figa, come dice mio cognato, io non. Ora, non è che deve pagare soldi, la bolletta, insomma. No, ma i soldi non però, sono. Diciamo che sta coperto, dai. Va bene. Però in ogni caso, massimo rispetto a chi antepone determinate cose ai questi soldi. Questi gesti li abbiamo visti anche nello scorso Gran Premio. Anche Vettel e l'altro si sono. Insomma, hanno dato il loro contributo alla causa. Vanno sempre notati quando si fanno, perché sono ancora una rarità, quindi. Secondo me ogni volta ben vengano. Scusate, c'è una news. Arriva sul mercato il primo uovo sodo vegano. L'uovo sodo vegano. Acqua, proteine di soia, amido di riso, fibra di mais solubile e olio di colza. Per chi volesse, quindi da oggi, senza gallina, è disponibile l'uovo sodo vegano. Io manco quello. Allora, mi informo e la prossima settimana vi parlo di una possibilità di tirare fuori le proteine dal metano. Proteine dal metano. Esatto, sì. Proteine dal metano. Ve ne parlerò la mia fonte è Repubblica. Io faccio il procedimento inverso per essere un po' più leggero. Io tiro fuori il metano dalle proteine. Vabbè, a posto così. A posto così. Avevo leggermente intuito.
Torniamo a noi, from the East Coast to the West Coast, andiamo in Italia, andiamo a Pescara, dove sono comparse alcune cose, ma ne parliamo tra un po', ma invece, così brevemente, ricordami che c'è la monta la protesta biancazzurra, la protesta dei tifosi biancazzurri che addirittura hanno deciso di, come una volta, no? Ci sono anche quelli che comprano le pagine dei giornali, sì, per fare una denuncia, una cosa, ti ricordi, ogni tanto c'era, che ne so, anche... Adesso c'è l'evoluzione. No, invece comprano, ma potevano pure fare gli spazi pubblicitari su Radio Città. Famosissimi spazi pubblicitari. Potevano pagare un contributo a Radio Città. Alcuni tifosi hanno deciso di acquistare delle vele, vela, gli spazi sulle vele, quei, sì, camion che vanno camion in giro trotter con i cartelloni. Che è successo? Niente. È successa la cosa, insomma, visto che in città è montata la protesta contro Sebastiani, si è inasprita nelle ultime settimane, quindi... hanno qualche buon tempone, ha deciso di affittare questa vela come spazio pubblicitario per fare una protesta, secondo me, simpatica. No, ma è simpatica. Alla fine no. È satira. È satira, se, è se Berlusconi se la dovesse, se la fosse preso per ogni volta che gli hanno fatto la satira del genere, saremmo tutti in galera. Certo, però. Quindi, cioè, ciao, però Sebastiani, a quanto pare, ha reagito un po' da pescarese, da cascettaro. Ah, è andato in cascetta. È andato in cascetta, e quindi a quello che mi risulta, poi voci di corridoio dicono che lui abbia chiamato la Digos per far sparire quello. E giustamente il tizio ha detto, ma a me che me ne frega, questo non è offensivo, ma ne pagate, ma chi vuoi? Ecco. Ha detto alla Digos. E poi dopo magari anche, diciamo, il cliente, l'acquirente, colui che è il committente, bravi, grazie, si vede che avete studiato, cioè quello diceva, boh, io ho pagato, mo che vuoi, cioè, mo... però sì, cioè non ci sono offese alla fine. Chiedo a questo punto lumi a Lucio, c'era scritto Pinocchio vattene, e poi c'era un riepilogo delle classiche frasi che diceva lui: in Serie B ci palleggiamo di tacco. Noi che ne so, il centro sportivo, il nuovo stadio, una cosa simpatica. Sono tutte me... le cose che non si sono realizzate, le famose, sì, palle di Natale, perché esatto, era messo così, né più né meno che un programma politico che tutti fanno prima di un'elezione e poi ciao. Oh, ne avesse mantenuta una, ma ne avesse no, non siamo, le tradizioni vanno rispettate. Beh, per forza. Certo. A questo punto noi possiamo anche mettere a disposizione gli spazi pubblicitari, le inserzioni su Radio Città, se volete contattateci, pure noi possiamo fare, che ne so, uno spot. Una musica ad minchiam da mettermi in sottofondo, che ti faccio pure l'esempio. You said bell peppers and beef. Ehi tu, Pinocchio, vattene. È la curva che te lo chiede. Ma anche distinti: la tribuna Maiella, la tribuna Gran Sasso, la tribuna Voltigno, la curva. Ditemi un altro posto, l'Abruzzo. La curva Lago di Scanno. La curva tra Costri e Trabocchi. Era un mix tra Tom Jones e Jimmy il Fenomeno. Sì. Va bene, grazie. Un po' di musica e si comincia a parlare di, allora, un gancetto. Sì. La musica di stasera è particolare. Di, pare perché che è di gente che non so come non vi ha ancora denunciato in tutti questi anni. Ma sono i 99 posse. Aia! È questa. Massimo rispetto. Sexy, eccoci qua, finalmente uniti per parlarti un po' dell'argomento funk. Siendo funk unisci la testa con lo stomaco, non importa se sei triste oppure euforico. Siendo funk unisci il tuo cervello con il cuore, mettiti in gioco, è una sfida personale. Sento, la musica è una sensazione molto fisica per me. Pulsa la vibrazione, ma che bella sensazione di gran tre. La pelle era fisico rimane, e allora capisco che nella mia vita di tutto mi può capitare, ma che niente al mondo potrà mai cambiare la mia volontà di andare fuori.
Fang. Come stand, green day shang, venga ancora fang. Ecco a voi infilate un signore del fang. Che mi si consenta un attimo di pigliare dovute distanze dall'uso ed abuso della parola fang. Vedi che possono fare dei numeri simili, uomini esterni che non hanno meriti, ma buon assolutamente fa banero fang. Che ne dici di dare alta la specialità, se tu sai che mo ci sta, gente in giro che sente il funk, mo ce l'ha il tuo DNA. Vedi come gira ma la strada, la mia storia fa capire, questo è il mio funk nel ceppo, ti storiamo, io sono zeppo, come nel barracchino. Allora, mi hanno chiamato gli avvocati dei 99. Dei 99 posse, ormai c'è gente che non riesce nemmeno a dire, cioè, quando c'è gente che quando indica i 99 posse continua a sbagliare. A Pescara c'è gente che sbaglia e dice 99 cosse. Così come quelli che dicono... Facciamo un piccolo annuncio su Facebook, su Instagram. Prima eravate 99 cosse official, adesso sono 99 cosse. Sì, pulito, clean. Esatto, esatto. Easy. Come quando c'è gente che continua a sbagliare e dice... Che discoteca. Sì, chiudi. Chi è che fa lo strobo? Dice Vinicio Capossella. Lo strobo? Chi l'ha detto? Allora, innanzitutto, scusate, siamo in onda. La prima cosa, sta porta, grazie William, perché sta a fa un freddo della. Mettiti grazie. A questo microfono. Allora, tu ci stai per salutare. Innanzitutto, un applauso, un saluto addirittura alle fine! Siamo sempre qui. Che è questo? No, sempre no, proprio perché ieri no, non c'eravamo. Ieri non c'eravamo. Ieri pomeriggio. Non so se qualcuno se n'è accorto. Però siamo... il mercoledì abbiamo saltato la nostra puntata per ferie. Una puntata che sarebbe potuta essere decisiva, perché ieri è stato il giorno in cui è stato, credo, inaugurato il nuovo albero di Natale a Pescara. Dico bene? Quello grande? Quello vero, mettiamola così. Quello vero. Non quello della Despar? No, no, perché esatto, perché dopo c'è... Perché pensavo fosse quello nostro. Io già ho avuto il terrore, ho detto, ma scusa, ma se l'albero della Despar è così, ma metti, cioè io non voglio fare, ma metti l'albero dell'Eurospin, come ma, ti diventa? Ma in che senso? Ma perché no, non l'hai visto? Ma io il del gossip non mi interessa. Non conosci l'albero del... No, no. Non sei stata in piazza Sacro Cuore? Allora, basta che tu passi per Corso Umberto e devi farti la fotografia con l'albero di Despar. Tutti i bambini si stanno facendo la foto, veramente. Molto figo. Col consumismo così, dato così, è manciate. E stiamo parlando, diciamolo per quelli che si sono messi in contatto solo in questo momento, cioè, allora, ci sono tanti alberi in città. Sì, tanti. Almeno, i più famosi sono tre. Il primo, l'albero che Simona Barba ha testé ricordato, l'albero della Despara, che quindi è un albero che si trova in una piazza... Insomma, ma è vero? Molto... Sì, in piazza Sacro Cuore. Ma forse piazza... è quello che ho visto io, che ho fatto la foto col tagliato, con un bel troncone tagliato. No, non è lui. No, è un ammasso di lucine. È un ammasso di lucine, però è un albero sponsorizzato, quindi appunto da questa catena di supermercati che per far pubblicità offre questo punto luce alla Pescara. Perfetto. E questo bellissimo. È ok. Poi dopo è arrivato un altro, aiutiamo Fabrizio, yeah. Grazie. Poi il secondo albero. È quello vero che è stato vediamo un po' se funziona il microfono. Pronto prova funziona. Eccolo, adesso sì. Funziona, sono tornata, okay. Grazie Element, grazie meno male, basta tocchicciare queste cose. Io non l'ho toccato, va bene. Allora, che succede, che il secondo il secondo albero
Il secondo albero è il morto. È il morto, no? È il morto. Sì, 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 quello Piazza Salotto. Piazza Salotto. E qui si tratta di, stiamo parlando ovviamente di un abete. Aspetta, no, prima. Portate il libro sugli alberi? È un abete rosso. Un abete rosso che arrivava da dove? Cioè era dal nord. No, allora. No, nel senso, quello non è roba abruzzese. Sicuramente dal nord. Arrivare? Quello della Despar, sì. Ed è stato tagliato, grazie. È stato tagliato quello da Masci, direttamente da Masci, secondo me. Secondo me è andato al nord. Attenta a quello che dici. No, non è stato lui, no. È un altro. Nella grande tradizione degli alberi tagliati è anche Pescara il suo bell'albero tagliato da abete rosso. Sì. Non sappiamo però in effetti dove è stato acquistato. Si spera almeno dai vivai certificati per gli alberi di Natale. Allora, voi che siete un po' più seri in tutto ciò, voi che affrontate queste questioni in maniera un po' più, diciamo, con perizia, con conoscenza, che fine fanno questi tipi di alberi quando finisce il loro utilizzo natalizio? Allora, normalmente dovrebbero essere dati conferiti come rifiuti. Sono rifiuti veri e propri e quindi dovrebbero essere utilizzati per fare compost o altro. Compost, pellet, sta roba qua, come si dice? Allora, pellet è già diverso, perché non dovrebbero essere dati per lo sfruttamento proprio puramente commerciale, perché significa o il comune se lo rivende, perché ultimamente il legno è diventato preziosissimo. E vero. Sì, per il pellet, per il pellet, sì, per il pellet e comunque anche per le biomasse, perché tutti quanti cercano di trovare alberi e comunque anche alberi secchi, alberi caduti, c'è un po' la caccia, perché se vengono conferiti nei famosi stabilimenti di biomassa, sono sparita di nuovo. È sparita di nuovo, sì, allora ti vediamo. Eccomi qua. No, forse scarica la cosa. Se si può rimettere in carica, magari. Ok. Perché ci sono gli incentivi e questi stabilimenti che vanno a biomasse sono affamati di queste biomasse e quindi tutti quanti li cercano proprio per venderli e per riutilizzarli in questo modo. Il problema, adesso qui parlando seriamente, è che la biomassa viene giudicata ancora un'energia alternativa. Quindi si piantano alberi, si tagliano, cioè è un ciclo per creare le famose biomasse. Esattamente, per essere bruciate. Praticamente non sono combustibili fossili, quindi rientrano nelle energie alternative non fossili, tuttavia sono degli alberi, cioè il legno di fatto, sì, no? Infatti, che viene comunque bruciato e produce CO2 alla fine. Certo, sì. Cioè nelle biomasse in realtà no, è un altro tipo di reazione, però in ogni caso... Il problema è che siccome le biomasse non bastano, e quindi è per quello che vanno a cercare masse legnose, perché le biomasse, se funzionassero tipo i biodigestori o soltanto per l'umido, allora potrebbero funzionare. Invece adesso c'è proprio, siccome non arrivano, c'è l'utilizzo di questi legnami per essere bruciate per fare la cosiddetta energia alternativa. Questo è un problema che deriva dall'Europa, purtroppo, perché tra le fonti rinnovabili viene indicata la biomassa. Sì. Queste sono, non è che per caso stiamo spoilerando la vostra prossima puntata, perché non so se vi occuperete di questo. In parte, cioè, sì, in parte ci occuperemo di questo, degli alberi di Natale, ma dal punto di vista, ecco, del punto di vista naturalistico. Però c'è anche il punto di vista estetico, sul quale vi vorrei, tra virgolette, diciamo. Allora, è una cosa che ho visto poco fa, venendo, cioè prima di uscire, guardavo sul PC e ho visto che c'è un posto. Perché c'è l'altro albero di Natale, appunto, quello è Farlocchio, ma ne parliamo qua. C'è una signora vestita di nero che sta là, capito? La vedova di Farlocchio. Inconsolabile. Allora, facciamo una cosa. Salutiamo William, insomma, perché mi volevi dire questa cosa, così passiamo il tuo microfono a Simona, esatto, e tagliamo la testa al collo. Senza offesa. No, volevo fare spendere due parole per ricordare il nostro amico Farlocchio, magari una musica triste. Farlocchio. Allora, cerchiamo una musica triste e dopo vi coinvolgo su... Comunque, facciamo un appello. Se qualcuno ha visto chi ha rubato Farlocchio, ce lo dicesse, lo scrivesse... Lo dicessero a lei. Noi rivogliamo Farlocchio, quantomeno quello che resta di Farlocchio. Quello, insomma, che resta, ma almeno quella stella. I poveri resti. I poveri resti. Un applauso alla memoria di Farlocchio. Bravo Farlocchio. Questo è l'albero vero di Pescara, non gli altri. Vabbè, non comincia. Musica e dopo ci aggiustiamo.
Tra un po' le 8:30, ora di cucinare. Non so che si mangia nelle vostre case. Voi lo sapete cosa Niente. Troverete? No, non sapete. Nulla. Vabbè, scusate. Cos'hai in mano? Cos'è Gianni Rodari? Di che stiamo parlando, Isabella? Era... Giornata degli alberi, ho Pianeta pensato degli alberi di sì, Natale. Sì, mi è tornato alla mente questo titolo di Rodari, ho detto perché non portarlo. Poi non parla degli alberi di Natale, però in effetti. Ma hai portato per farcelo vedere oppure per solo per farvelo vedere? Ah, per dire che sei così studiata, no? Sono studiata, sì. Alberi di non Natale. Alberi le pine hanno sempre i libri, eh. Ho capito, no, è noto. Quindi, cioè, voi gli alberi li odiate perché tutta la carta che viene, tutti gli alberi che cadono per colpa delle pine. Sto scherzando! Ecco. Aiuto. In effetti ho portato pure un altro libro. Che dice? Il libro dei colori. In che senso? Questo è il libro dei colori, un libro conosciutissimo, storico, perché è uno storico che ha fatto tanti libri sui colori. Michel Pastoreau. Sul verde, no, pensavo magari il verde ci interessa. Vi leggo solamente... Sì, ma il verde quale? No, lui fa un unico capitolo, il verde. Ah, ok, perché un uomo è qua si scivola un po'. Perché dopo, dai, il discorso è questo, no? Perché gli uomini, molto spesso i colori, non lo so ragazzi, uomini, maschi, siete dall'altra parte. Gli uomini dicono, quello è verde, quello no. è blu. Il famoso gatto giallo. Ecco. Invece per le donne ci sono le donne colgono delle sfumature soprattutto, cioè verde prato, verde bottiglia, verde mela, poi io ho finito, che altro c'è? Il famoso verde smeraldo. Bosco, smeraldo, ecco. Poi ci sono quei verdi che non si capisce se pisello. Siamo tra il verde, sì, bravo, giusto, tra il che non è proprio prato, ci sono anche quegli altri tipo l'ottanio. Il mio colore che preferito. Cos'è l'ottanio? Allora, io lo chiederei a Nicoletta Crisanti che trae questo. Sa qualcosa di colore. Allora, visto che tu sei... Allora, buonasera. Dico, purtroppo... Vieni, Nicoletta. Allora, cercheremo di utilizzare un micro. Allora, parlavamo in questo momento di colori. Benissimo. Allora, dicevamo che questa cosa per un uomo, per uno stupido maschio... Per uno stupido maschio ci sta il verde, il giallo, il rosso, il blu, eccetera, eccetera. Ma ti rivolge alla persona sbagliata, perché io, come è noto, sono femmina solo per l'anagrafe, quindi provi a trovare. Allora, vabbè, allora facciamo... No, l'ottani in realtà è un colore metallico leggermente scuro che si può avvicinare al cosiddetto canna di fucile. Il canna di fucile. Io conosco solo un... Qui tu lo dai nei blu. Io però lo metto tra i verdi. E vedi che poi lì c'è anche la percezione. Sì, perché l'ottanio, non a caso, la definizione di ottanio è molto simile a quella degli ottani del petrolio. E quindi effettivamente il famoso verde petrolio si ricollega all'ottanio. Infatti è simile al verde petrolio. Quindi la domanda... Verde blu, diciamo. La domanda è ovviamente... scusami, sei banale, di che colore c'hai i capelli? Io, nel mio caso, sono color fatta turchina ormai devastata. Diciamo, un po' come se la Lollobrigida oggi, diciamo, ecco. Fondamentalmente una sorta di Lollobrigida odierna, quindi ormai novantenne e prossima alla morte. Ecco. Ci dicono dalla regia fatta turchina. Qualcuno... La fatta turchina. Esatto, fatta turchina. O come dico sempre, come una Marilyn Monroe oggi, cioè se noi la ripescassimo fondamentalmente da un fiume americano tipo l'Hudson oggi, dopo 35 anni di immersione, ma, 35 beh, anni di immersione nelle acque, questo sarebbe... Devo fare il controcanto a Element, il blu. Il colore gatta morta. Il colore gatta morta. Lo dice Pastoreau, non lo dico io. Cioè, quindi... non possiamo andare contro. Possiamo, forse non possiamo. A proposito di che, scusa, no. Non ho capito. E qui... Il blu è il colore che si usa per indicare. Comunque, date queste definizioni che mi possono tornare utili. Per... Ti dico quella del verde. Per Gerry Scott. Ti dico quella del verde. Il verde. Anche Pastorius, tra l'altro. Pastorius. Il verde, quello che nasconde bene il proprio gioco. Ah, ma quindi scusa, leggici qualcosa di sto libro che mi sta cominciando a interessare. No, ma quindi sono diversi, cioè sono sempre il sottotesto lui del colore. Lui, sì, no, lui approfondisce il colore, cosa è stato anche nella storia, i significati che legano il colore, poi magari i caratteri delle persone, socialmente, antropologicamente, quindi è bellissimo, molto interessante. Quindi lui ha il bianco, il giallo, rosso, blu e verde.
Vedi che, quindi vedi la figata. Non è solo i colori primari, perché il verde non è un colore primario, però... Il verde non è un colore primario? No, però i colori più comuni. Ecco, quella cosa... E io qua vorrei Fabrizio Camplone, i colori primari. Perché i colori primari... E quando c'era il famoso cavo RGB, che non era... no, però quelli non erano proprio primari. Perché era una trappola. RGB, uno RGB pensa rosso, sono... giallo e blu, invece no. No, no, i colori primari sono rosso, giallo e blu. Però l'RGB era in realtà fatto con il... rosso, verde e blu. Ecco, red, green e blu. Sì, okay. Quindi non un altro tipo di E la G che ti fregava, perché sì, noi dicevamo giallo, invece quello era green. Era green. Cioè, non è tipo GBC di... GBC, no. Allora, quello. Scusa, spiegaci no. HDMI, che ne so, cioè, a questo punto... Lui lo USB, sa. Lo so. È un cavo moderno con cui trasferire video. Cisle Will, che ne so. No, Fabrizio lo sa, qual è la porta più difficile a pronunciare, quella che inizia con la P? Con la P? Il PCM, come si dice? PCMCIA. PCMCIA. YMCA, cioè che cosa? Bellissimo. I Village People. Detto PCM, ciao. Famosa esatto. Canzone dei Village People, tra l'altro. Cioè, quello che noi chiamiamo... Quando tu vai a GBC, salutiamo, via Davalos, penso, ci sta ancora, sì. Sì, confermo. E tu vai là e chiedi, scusa, ce l'hai il cavo PCM, ecco. Anzi, no, ce l'hai il cavo PCMCA? Quello fa... guarda che viene un attimo, guarda. Cavo Cacciamcia. PCMCA. Visto? Ecco, capito? Una dottoressa, una professoressa che cosa fa nella vita? La sera, al 99 Cosse Radio Show. Allora, io voglio tornare a parlare di colori e di alberi e spero che voi possiate tornare il più presto possibile. Cioè, nel senso, questa cosa la vorrei affrontare anche nelle prossime puntate. Il discorso dei colori, del delirio, che ne so, anche inventarne di nuovi. Che certo, ne so. Perché no? Che ne nuovi so. Colori? Ma per esempio... Nuovi che, alberi anche. Cioè, il verde Selvaroli. Cioè... che la faccia che fa a una certa ora del, oppure che ne so, il bianco Camplone, cioè, realtà di nuovi colori ne hanno inventati tantissimi, perché ormai io sto vedendo le case e tutto vengono tutte fatte con colori che non si capisce quali sono. Sì, sì, sì. Tipo quel grigio. Sì, grigio, fango, mezzi verdi, mezzi grigi, mezzi marroni, meraviglioso color mattone. Che fin le quando... case cantoniere siamo tutti d'accordo. Sì, fin quando non vengono prese da qualcuno che ci fa la propria casetta e cambia colore. Bravissimo. Va bene, polemica. O era mattone, ora color tabacco. Esatto, adesso chiaro, non si capisce più niente. Con i colori non si capisce più niente. Più è, più è diciamo indefinibile, meglio è. Bene, questi sono i trend dell'architettura. Vabbè, ma abbiamo anche la nuova montagna Mariella. La montagna Mariella è diventata... O per la Mariella, che è stata una piccola gaffa. Mannaggia la Mariella. Ricordiamo. Mannaggia la Mariella. Ricordiamo che si tratta, per chi ovviamente non lo sapesse, una piccola gaffa del presidente, una delle tante. Di quale presidente? Del presidente della regione, il governatore Marco Marsilio, che diceva l'altro giorno, ieri, secondo me. Forse ieri. Ieri postava, sì, sì. Che bello questa foto della Transiberiana d'Abruzzo, beh, in questo sotto, in questo paese, nei monti della Mariella. E là è partito... il toto nomi delle città sbagliate, cioè ci è venuto in mente di tutto. Com'era quella di Passo? Passo lanciato. Ricorderei Campo di Giobbe. Sì. Campo di Giobbe, sì, oppure sì. Ripari di Giove. Esatto. A quel punto. Frati di Tivoli. Frati di Tivoli. Non lo so, io qua ci farei il concorsone per la prossima settimana. Cioè io proprio lascerei i nostri, che ne so, Montebello di, com'è? Alberobello di Bertona. Anche Montebello di Bertone, per citare un noto designer di auto. Di Bertone, esatto, cioè, San Benedetto del Troccolo, cioè, non lo so, guarda, adesso... Non c'è fine. Sì, infatti, guarda, se adesso mi metto a pensare a sta cosa, cioè, finisce il programma. Montorio all'umano, che ne so, vecchie cose. Va bene, allora ragazze, voi un'ultima cosa sugli alberi di Natale. Dicevamo, c'è il discorso diciamo ambientalista dell'ambiente, della tutela, sì, dell'ambiente, anche di risparmiare. C'è una città come Pescara, insomma, siamo abbastanza a debito, siamo forse a credito in realtà. Sarebbe interessante sapere quanto hanno speso, ecco. O se è stato sponsorizzato anche quello della Despar. No, vabbè, quello. Comunque, un po' di cifre, insomma, nelle città grandi ci sono, sono, sì, uscite fuori un po' di cifre, degli articoli molto critici
sui costi degli alberi di Natale. Beh, sì, e immagino. Degli addobbi. E degli addobbi tutti, centinaia di migliaia di euro. Però, l'addobbio luminoso, diciamo, tutto sommato, ci sta, cioè, ci sta la lucina, il vabbè, poi quello è un investimento d'immagine. Sì, sì. Così come a volte, quando si crea appunto il famoso albero, scatta un po' una gara, no? Una gara, cioè, tra ogni comune, io lo faccio più figo del tuo. La lucina ci sta finché non ci sta gente che sta male, se no viene prima la gente. Ah, Fabri, ho capito, sì, però... Quanto è mesto, dai, Fabri. La lucina fa stare bene anche quelli che stanno male, anche in casa. Sì, anche della macchinetta quella che ti attaccano, ho capito. Vabbè, a parte questo disco, grazie, Fabri, ti voglio bene, sì, io sto cercando di... 99 cose radio show, né Piazza Pulita inizia più tardi sulla sera. Ecco, cerco a zingare. Grazie. Allora, insomma, per esempio... C'è la gara a chi ce l'ha più luminoso in questo caso. A chi lo fa più figo l'albero di Natale. Allora, per esempio, quest'anno, secondo me, hanno vinto a Chieti. A Chieti, a Chieti Scalo, hanno fatto, senza torcere un ramo a un albero, hanno fatto l'albero più alto d'Italia, uno degli alberi più alti d'Italia, perché è un albero fatto con un'impalcatura luminoso, è una colonna gigante, sono 30 metri di albero. E dove l'hanno messo? Credo zona colonnetta davanti alla stazione. Stai dicendo che a Chieti ce l'hanno più lungo di noi. L'ha capito. Attenzione, certo, attenzione. Sessista. Cioè, mo che in Svizzera ce l'hanno lungo, questa è una cosa. Quindi, vabbè, già martedì da Benedetta subito. Sì, sì. Sì, è fatto. Ti fai espiare le colpe. Tre puntate in ginocchio sui ceci da Benedetta per tre puntate di fila. Salutiamo, ciao bene. E poi invece a Lanciano, ne parlavamo prima, Lanciano è famosissima per gli alberi di avanguardia. Allora, già nel 2018 hanno fatto l'albero senziente, io non ho le immagini adesso perché insomma questa cosa mi è venuta in mente poco fa. Un albero fatto con i bancali, tu dici almeno quello è legno... Almeno si ricicla. Legno riciclato, sta po'. L'anno dopo è già lì i commercianti di Lanciano, ripeto, Lanciano è una favolosa città, però cioè, non è proprio San Francisco, cioè nel senso anche cioè, la gente arrivava lì e disse ma che è sta cosa? Molti hanno storto il naso. L'anno dopo, per fare l'albero ancora più, diciamo, di tendenza, hanno fatto una piramide. L'anno dopo ancora, hanno fatto Lanciano il... Lanciano come Sharm el Sheikh. Non puoi capire. Sharm el Lanciano. Sharm el Lanciano. L'anno dopo invece hanno fatto il famoso igloo. No, che era l'iceberg, l'iceberg. Non ti rendi conto. In onore dell'insalata, no, era in onore del Titanic che avevamo noi a Piazza, esatto, Salotto. Ecco, vabbè, ma pure, però il Titanic era caroccio. A me piace città di mare, sta cosa. Sì, magari non era tanto inaugurale, non so. Oppure era l'inaugurazione. Sì. Esatto, diciamo che lo potevano chiamare Tiziano. Sì. E poi ai pescaresi, se li parli a Tiziano, sa botta il cuore di sentimento. Assolutamente, poi ci sarebbe voluto comunque un audio, capito? Cioè, esatto, evocativo, ma vabbè. Non qualcuno c'era che parlava in croato, in qualche albanese, così che ci portava. Ah, no, che problema ci sta. Ma infatti per la Tiziano stiamo rifacendo un porto nuovo, noi. Ecco, ma no, che tra l'altro... non per niente. La povera Tiziano, se campa ancora, la Ivan Zeich, no? Ha cambiato nome. E vabbè, e poi insomma, dopo tre anni, a un certo punto, a Lanciano, i lancianesi si sono rotti il cazzo, cioè si sono rotti le palle di questi alberi che non sono alberi, quindi quest'anno che ci sta l'albero tagliato come quelli di Pescara, come a dire, tutta sta avanguardia, mo ci, mo no, mo ci, è bella la tradizione con le palline colorate. Insomma, a un certo punto c'è bisogno di tradizione. Come sono i vostri alberi, se ci sono nelle vostre case, ragazze? Io ho un bellissimo, è vero, è la verità, giuro. Ho un ramo secco che è lì da tipo 5 anni in casa e non lo dispo, rimane lì. E ogni volta magari sposto una lucina, spostiamo una pallina, però le mie figlie non vogliono assolutamente toglierlo, semmai lo modifichiamo, è un ramo secco. Però sta sempre là anche sta durante... sta sempre là anche a Ferragosto, sì. Ecco. Nicoletta? No, casa Crisante, diciamo, in una nuova casa, è stato inaugurato un albero bellissimo, si dice che l'albero fa casa, nel mio caso fa discoteca Cesar, perché ha delle luci stroboscopiche, a dir poco, praticamente fanno venire l'epilessia, cioè due minuti di osservazione e l'epilessia è garantita, quindi ci tenevo, come dire, a mantenere una sorta di tradizione tamarra legata a Fix on Ground, Silvanelle e Cesar Vai. No, ci sta, ci sta. Casa Micati, che succede? Allora, per ora l'albero è
posizionato fuori, tutto fuori nel terrazzo. Ma arrivate l'inaugurazione in famiglia. Si sa, forse per il 24 ci se la fa. Forse ci se la fa. Però devo dire, a me mi piace l'albero vero, quello con tutti i pupazzetti, le cose di quando ero piccola. Questa fissa. E in effetti è sempre ogni anno è una tragedia. Perché poi dico: l'albero di plastica no. No. Perché in 400 anni ancora sta là. Quindi no. E l'albero vero dove lo prendiamo? Come si. Poi dopo come si ricicla? Che fine fa? Che se lo tagliano o no? Un dramma. L'albero è Un albero che per il momento ancora è albero, ancora entra, ancora non si sa, ancora non si sa. È tutto in divenire. Allora, sì. A conclusione di questo, ovviamente posso solo dire una cosa: voi siete tutti schiavi di questa cosa del politicamente corretto, sì, l'albero. Io qua sono pronto a lasciare lo spazio alla musica di Element, perché il discorso è questo: perché se voi foste state delle donne cristiane cattoliche, basta con l'albero, lupresepe ci vuole, e se quello è sempre lo stesso, vai dottore. Eccoci qua. Allora, grazie alle pine, grazie alla Nicoletta Cresanti in onda rispettivamente il mercoledì le pine, a che ora andate in onda? Dalle 19.45. Dalle 19.45 in poi, mentre la nostra Nicoletta va in onda con prima di noi con Long Live o Long Live? Fabri, qual è l'inglese? Long Live Rock? Live, il verbo, non il sostantivo. La live, no?
La lì, è là, ne possiamo dire. Bentornato, Sbur. Oh, mi sento. Buonasera. Voglio, mi sento Floris stasera. Sai quando riede? È rientrata Barba, Ilaria Capua. Poi Barbara Gallavotti. Quando stasera saluti, dici. Serata tosta. Quando saluti, dici pure a lei alla fine. A lei, stasera ricordatemelo. Allora, torniamo a noi. In questi giorni, in queste ore, il SFE non è successo niente. In questi giorni, in queste ore, raga, occhio. Guarda, guardami. Ecco, siamo in radio. Allora, in questi giorni, in queste ore, che è successo? Andiamo al nostro concorsone. È successo che praticamente l'assessore, adesso Marco, ho bisogno di te, che tu mi ricordi chi è l'assessore cremonese, anzi no, abbiamo Simona Barba, pure tu insomma conosci, sai bene la composizione. No, non la seguo veramente tutta la composizione, cioè, dell'arco l'arco. No, perché non fanno altro che spostarsi anche. Ah, ci okay. Sono dei rimpassi, si spostavano, non so. Ma quello è tipo quattro cantoni, tipo gioco. La notizia è questa, che allora, da qualche tempo, un mesetto massimo, è stata inaugurata la control room a Pescara, che è una stanza che sembra un po', insomma, quella di Matrix, dove ci sono dei maxi schermi che riproducono le immagini delle telecamere sparse in giro per la città, per una questione ovviamente di sicurezza, tutela del territorio, patapim e patapam. Ora, ho visto anche il sindaco Basci, che quando c'è stata l'inaugurazione con il capo dei vigili, il vescovo, il curato, tutta sta gente, si sono andati a fare foto, ah, quante belle sue poste, e quindi sta a posto. L'ultimo è stato in questi giorni l'assessore cremonese, che ha tra le varie deleghe, però a un certo punto che succede? Lui si è fatto ritrarre, e chiedo a DJ Element, a dove sta Element? Voglio, cioè, vogliamo fare un programma? Si fa di te il regista. Cioè, se no scappo, me ne vado pure io. È andato un attimo a buttarmi, cioè, in divisa, torno. Cioè, manca il radio, cioè, saluto, vabbè. Allora, è un programma un po'. Sì, no, free, vi no? Vedo molto. È l'aria natalizia. Ho capito che non vi pagano qua, ma anche a me mi pagano. Allora, che è successo? Che l'assessore cremonese si è fatto ritrarre in una foto anche lui mentre posa davanti a tutti questi video e a questi screen. Scusate, perché come vediamo, molto Matrix. Allora, control room, più sicurezza per la nostra città, patapim e patapam, Pescara nel cuore, insomma, della serie, noi vi stiamo guardando, però la foto che ha postato, diciamo che si presta proprio, è una base per meme pazzesca, e quindi andiamo avanti, vediamo che passaggio cosa a porta vuota, vediamo che cosa hanno postato i nostri utenti. Mi affezionato, sì. Allora, stop, già la prima foto, quindi negli schermi c'è il sindaco Sempronio, quell'altro non so chi è, insomma. Poi sotto, viva lo notevole Cetru. Ah, questa è una citazione colta. Genio. I miti dell'assessore cremonese. Andiamo avanti e vediamo cos'altro, a cosa hanno risposto gli What altri. Else? Allora, Pornhub, no, questa era facile. Era facile, ci poteva stare, però. Ma Pornhub è una frega di gente, l'ha postata sta roba. Poi oppure gli squali, i delfini, visto il celeste. Cetacei. Questa, se non sbaglio, è Marina. Ciao Marina, la salutiamo. Giustamente i pesci. Stop. Cioè, tu non mi puoi far se battute qui. Altre foto, questo invece è proprio, secondo me, qua c'è della fantasia. C'è della fantasia. Questo è il best of, greatest hits. Questo è il greatest hits. Greatest hits. Il greatest hits del, diciamo, dell'impiegato fannullone. Esatto. No, perché scusate, vorrei far notare il solitario, che è veramente l'impiegato fannullone solitario, top. Cioè, sì, proprio... sì. Quindi, in uno schermo. Sì, è vero. Uno schermo è Pornhub, l'altro è il solitario, l'altro è YouPorn, l'altro che cosa è? Tetris, poi non so, che ci mancava la SNAI, ci mancava, che e altre cose. Vedo Street Fighter. Ah, Street Fighter, il giochetto. Bellissimo. Altro, cosa sarà mai Street Fighter? E anche il famosissimo, aspetta, c'è anche il famosissimo pinball di Windows, guardate. Ah, top, vicino al Tetris. È del genio. C'è, posso del dire genio una cosa? Arrivo solo al Tetris. Questo è over 40, questo che ha sì, questa sì, roba, eh. Palesemente over 40. Quanti anni c'hai? Ci arrivi a 40? Cucì. Certo. Vabbè, però è over, però, ma molto over. Però non li conosco. Non li conosci. Andiamo avanti, questa troni. Troni, non ci sono para. È uguale, cioè guarda, infatti sì, sembra di stare al centro commerciale, sì, no? Quando c'hai mancava con lo stesso schermo. Mancavano i prezzi, mancavano i prezzi. C'è un'offerta. Anche questa non è male. Questa è storia, questa è storia. Questa è Mike Boggiolo, come si chiama? Gira la ruota, che era oh, che oh. Sì, sì. Oh, dov'è?
recentemente era stato mandato in onda, era stata mandata in onda la replica della famosa puntata del signor Giancarlo. Ah, quello che vinsero. Vinsero le battaglie, le amazzoni vinsero le battaglie grazie alla loro fuga, che non era proprio fuga. Però... Con la U, con la U, che poi era la O, la foga. La era la, la faga. Se no, era la O, la, no, cioè, vabbè, andiamo avanti, vediamo. Dopo il mitico Farlocchio, che ormai ha rapito il cuore degli abruzzesi e degli italiani, degli europei, e poi stop. Poi c'è Batman. A un certo punto l'attenzione dei vari memer si sposta dagli schermi e va al personaggio. E va al personaggio. Quindi cominciamo con Batman. I'm Cremonesi. Tra l'altro ci ha anche salutato, ha ringraziato. La famosa Gotham City, no? Dopodiché, dopo Batman, City, tutti con una macchina. Dopo Batman succede qualcos'altro, non so che, cioè si vanno a susseguire tutta una serie di supereroi che ecco Robocop, vabbè, ci sta. Dopo Robocop immagino che possa c'è arrivare anche Conad il Barbaro. Stop, questo è il mitico. Come si chiama il Winchester. Commissario Winchester. Dopo Winchester, a un certo punto si passa direttamente al Cine Cremonese. Vabbè. E questo, chiedo scusa a Diego Bianchi, se mi sono fregato l'idea. Quei bravi ragazzi dove insieme a De Niro ci sta Cremonese. Pure questo, bella fattura. Matrix. Matrix, in tanti ci hanno. Famosa tema. Ci hanno memato. Questa è bella. Io, questa, con questa foto, io ci farò l'immagine. Capolavoro. Shining. L'immagine del profilo di 99 coste. C'è bello. Shining, c'è la foto finale della scena finale di Shining. E Cremonese ve lo dovete andare a trovare. Ma come la copertina di The Sgt. Peppers, no? Che esatto. Devi andare a cercare il personaggio. Cerca esatto. Waldo, si deve cercare Waldo. Devi cercare Cremonese. Insomma, cioè, è fantastico. E come no, che c'è la rubrica famosa della settimana enigmistica, no? Dove devi cercare l'uomo Aguzzate, l'uomo, no, che era? No, non è Aguzzavista, è oddio, non mi viene, però c'è proprio una rubrica specifica. Anche quei siti della Susi non sono male. Attenzione. Io vorrei sempre, ci tengo sempre a dire che la mia rubrica preferita è Il Signor Son Qui, che è di un fastidioso unico. No, però. non sapevo. Io mi sono fermato al Tenero Giacomo. Dopo il Tenero Giacomo, Jack Nicholson a fianco a Cremonese. Ah, l'ho spoilerato. C'è anche ovviamente Minority Report. Dove salutiamo sono. Tom. Ciao Tom, e qua Squid Game, perché insomma... Salutiamo Jerry. Per essere attuali. Per essere attuali, ce l'hanno chiesto, fate Squid Game. Tom, senti, ricontatta Flavia, che è triste. Ecco, non sapevo. Sono cose loro. E poi qua, stop, qua, chi la sa? Mo voglio vedere tra le ragazze. Che film è? Chi è quello? Nicolas Cage, no? Allora, ci sono due uomini che ballano all'interno di un locale, in un locale gay. Allora, se vi faccio la musica, qual è la musichetta? La sai fare con la voce? Oddio, io ta-ta-ra-ta-ra-ta. Allora, stiamo parlando di Scuola di Polizia. La musichetta la so, attenzione, la musichetta la so perché è il mitico pezzo di Jerry Rafferty, Baker Street, che è qui. E mo tu la vai a cercare perché la suoniamo. Devi cercare Once First Kiss. Ecco, ragazze, c'è troppo truffone nelle vostre... Nelle nostre vite, è vero. Scuola di Shining la sapevo. Ecco, sì, io Shining non la sapevo, pur avendo studiato cinema, perché non l'ho mai visto, perché ho paura. Proprio tanta paura. Si può ripetere? Si può ripetere l'autore della canzone? Mia madre è per il metodo Montessori, mi ha fatto vedere Shining profondo rosso a 7 anni. La mia è per il metodo Montessori. Come si chiamava? Scusa, Nicoletta, puoi dire a Fabrizio come si chiamava il tizio? Jerry Rafferty, Baker Street. Cerca Baker Street che la trovi facile. Il numero civico? Ecco. C'è... 122. No, che poi alla fine se cerca Baker Street gli esce Sherlock Holmes, capito? Banetta, le peggio cose. Andiamo avanti, torniamo a noi. Oh, e qua? Allora, no. Ok, quindi dopo Scuola di Polizia stiamo per arrivare a quello che praticamente invece è il vincitore. And the winner is... Cioè, stoppa qua. Cioè, questo qui ci ha mandato quello che secondo me è il cortocircuito della comicità che io non ho mai raggiunto in tutta la mia vita. Praticamente nella sede e te l'antica... Ah no, vedete la voi e poi dopo te la devo spiegare. Trullo di tamburi. Perché cosa succede? E qua cerca di allargare... Ah, ok! Cioè, che cosa succede? È certo! Che lui, l'assessore, all'interno del comune, della control room, sta...
cercando di monitorare i vandali. Chi sono i vandali? Lo stesso sindaco. Il sindaco ha sfasciato la fontana. Era il sindaco mentre sfasciava la cosa. Il tizio che l'ha fatta, che si chiama Pietro, manco lo sapeva chi era uno dei due. Infatti, ho fatto sta cosa. Sei un genio totale. È vero. Grazie, Pietro. È stata faticosa. Grande, l'abbiamo fatta. Grande. Grazie a tutti. Musica, e dopo andiamo avanti. Ce l'abbiamo, non dobbiamo. Belli, i cult, che bella roba di una volta, roba nostra. Produttori, insomma, di scarpe anche, ricordiamo. I famosi produttori, ti ricordi le scarpe cult uscirono con la stessa grafica, con lo stesso logo del disco dei cult, Love, no? Esatto. C'è una roba che ci potrebbe raccontare, secondo me, Nicoletta, perché Nicoletta, tu, attenzione, la cosa bella del tuo programma è quella, che anche le storie che racconti intorno ai gruppi. Esatto, esattamente, però c'è da dire una cosa, io mi soffermerei sulla questione scarpe, sì, cult. Perché, premesso che i Cult sono questo grande gruppo proprio venerato dagli intenditori di hard rock, di metal fondamentalmente, no? E metal non a caso, infatti le famose Cult, le scarpe, contenevano una simpatica punta in metallo, che vedete qui tutti i legami che si ricreano, e chi di noi non ha tirato un calcio nelle parti basse di qualcuno, una puntinazza con le calze, cioè era proprio una cosa che se il gruppo avesse saputo, esatto, sì, l'avrebbe utilizzato come spot per la propria musica. Nessuna calte è stata maltrattata in questa scena. Guarda, io adesso ti faccio il ricaccione, magari su YouTube ce l'andiamo pure a cercare più tardi. Vai.
Esisteva negli anni, in quegli anni, e in quel tempo, Gesù, no. Gesù di Lazzaret. Negli anni 80 c'era anche la pubblicità televisiva della Cult, della, in cui c'erano dei ragazzi che si divertivano a tirarsi, come lo schiaffo del soldato, esatto, il principio era quello. Il calcio del deficiente, questo, ecco, c'era, senso era c'era il calcio nel sedere e la persona che era lì, che è quella che ci stava sotto, doveva riconoscere che tipo di scarpa era. Bravissimo. E qui, la cosa brutta che mi ha sempre, mi ha sempre segnato è che questo ragazzo che doveva prenderci il calcio si chiamava Michele. Beh, come Michele l'intenditore del Grand, cioè, infatti, la pubblicità della Cult faceva una sorta di cover, parodia della pubblicità del Glen Grant. Bravissimo. In cui diceva Michele, allora facevano: Michele, tu che sei un intenditore di calci nel sedere, vediamo se io... Cioè, questa io facevo il maltonè ed ero bullizzato all'epoca. Bravissimo. Questa storia. Questo era il principio. Voi Micheli avete sofferto molto negli anni 80. Madonna, diciamolo. Madonna. Io quando andavo... Diciamolo. Quando andavo a Giovinazzo, a Bari, dove tutti sono contraddistinti da un soprannome, io ero Michel Cavallo. Il famoso cavallino Mike di Mike Bolgiorno. Esatto. Cioè... Oh, qui vabbè, parliamo addirittura dell'epoca di Bis. Qua stiamo parlando dei primi anni 80, attenzione. Bis, ci tengo a dire, sigla di Augusto Martelli, riconoscibile, come tutte le sigle di Augusto Martelli, dalla presenza incisiva, se non impedente, del triangolo. Questo è un tratto distintivo della composizione di Augusto Martelli che mi ha sempre affascinato. Quindi c'è anche un non so che di satanico. Esatto, bravo. C'è quel... La loro, qualcosa di massonico. Esatto, io diciamo... nella lingua, come dire, a noi nota, nella lingua degli avi, oserei dire ficchigno, perché il triangolo di Augusto Martelli ti si infila tramite l'orecchio, tutto il sistema. Vabbè, in cui so, no, io sto notando una cosa, che da questa sera abbiamo la centesima, centunesima, centoduesima e centotreesima cossa di questa roba qui. Ok, allora c'è un'altra cosa. Io ogni tanto, cioè, avendo un bel po' di tempo da perdere, vado in giro per la città, in questo caso la strada parco, e vedo cose. Quindi questa rubrica si chiama, prima di andare a chiudere, vedo le cose strane. Qua soprattutto parliamo di marketing in questo caso. Quindi mi sono fissato un po' sulle locandine, sugli avvisi che ci stanno in giro per la città. Allora, cominciamo da questo. Lo marketing. Sto ventesi. Capito? Beh, cioè... Per Ciavaio ci ringrazia, ricordiamo a tutti. Esattamente, quindi ventesi con la T, capito? Ventesi! Questa cosa, cioè, è inutile che voi tirate fuori questa cosa che andava in giro questi giorni di quel camion, quella vela, con e tu ce l'hai, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Ventesi. Dopo ventesi andiamo ai giorni nostri. Ventesi, perché no? Cioè. Questa non era voluta, ventesi. Oppure marketing minorile. I ragazzi, allora, stop, cercasi cantante per la cover band dei Metallica. E fin qui tutto bene. Bello, fatto bene, la grafica è fatta bene. Andiamo nel dettaglio. Allora, questa cover band di Metallica, quali sono le caratteristiche? Stop. Età dai 15 ai 18 anni. Esperienza minima di 2 anni. Quindi significa che lui cantante aveva 13 anni. Santa. A 13 anni a cantare Metallica. Kill Em All, uccideteli tutti. Al pranzo di Natale, tra l'altro. Esatto. Mi avete appena trovato il lavoro a mio figlio. Questo io ci tengo a dire. Cioè, questo povero bambino che cantava Blood Sucker a 4 anni, penso abbia maturato almeno 7 anni di esperienza minima. Se vuoi, si può anche per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, anche la cover band degli Slayer. Sì, no? Ma perché no? Cioè, mi sembra una bella cosa. Una bella cosa. Andiamo avanti, andiamo verso la prossima. Come dire, la prossima. Questa è roba grossa. Oleario. Stop. Questa foto l'ho fatta io personalmente 3 anni fa, dentro i bagni, posso dirlo, di una discoteca Il Dollaro. Allora, trovate tre cose. Prima, la pubblicità di un altro locale, che però è sempre loro, la Sterlina. Vabbè, che però è sempre un fatto di valute, tra l'altro, esatto, no? Sì. Cioè, se sta... è un fatto in tema. C'era anche una discoteca, l'EQ 28. L'EQ, no, l'EQ. Il caso del Camerun non è considerata. Non vale, nemmeno se sterzi. Poi dopo, sopra... Vado dritto. A fianco alla cosa della Sterlina trovate, innanzitutto, il classico avviso. Trovare il bagno pulito è un piacere, lasciarlo, vabbè. E poi sotto, vendesi olio casereccio. Cioè, praticamente questo, in una sola bacheca, sempre la stessa persona, t'ha fatto la pubblicità all'altro locale, t'ha chiesto di lasciare il bagno pulito e ti vende l'olio.
Cioè, Cucci, no, arrivo al mitico Francone. Cioè... Lo vogliamo social media manager di tutto. No, li voglio bene. Ci tengo a dirlo. È un amico mio, quindi lo saluto, tra l'altro. Andiamo avanti, vediamo che altro ci può riservare il delirio abruzzese. Piano piano. E allora, qua è tosto. La prima. Qua ci si tocca. Allora, qua, la vita oltre la morte. Madonna mia. L'associazione, la buona uscita, non mi ricordo. Meno male che uscite buone. Si scive male. Cioè, e poi c'è un'altra roba, invece, questo è un convegno, La vita oltre la morte, convegno nazionale, e poi stop. Che succede? Che tu vai in giro con il cane sulla strada parco, con il tuo cane, che c'ha un anno, quindi cucciolo, stai bene, qual è la cosa più frequente che vedi? Questo avviso qua. Polvere di stelle, servizi cremazione animali. Che tu capito, sti polveri, che tu stai là appena vedi, Gilda, vedi l'adesivo e vaffa. Vabbè, succede questo. Abbiamo sforato, non so se abbiamo tempo, abbiamo tempo? Ok, allora facciamo una cosa, io chiedo a Fabrizio Camplone di metterti qui. Io voglio ringraziarvi ancora una volta, Simona, Isabella, ci ricordate la prossima settimana siete in onda? Sì, in onda. Ci siamo. 19.45 mercoledì. E fate le persone serie. Nicoletta. Non si può dire di me perché io sono il lato, diciamo, allora, scemo della questione. L'ultima parte di questo programma è dedicata a ricordare una persona della mia terra che si chiama Tony Sant'Agata, che purtroppo questa settimana meraviglia se n'è andato. Allora, Tony era una persona che più che altro cantava roba, che cantava canta, come dire, cantava il nostro Robertino Febo, la cantina, queste cose qua, e ovviamente i 99 Cosse, Tony Sant'Agata lo cantavano e lo suonavano da come una... in tempi non sospetti. Quindi a questo punto, se voi volete, cantatela insieme a noi. Anzi, Lucio, vieni a sto lato, tutti mascherinati, e andiamo a omaggiare Tony Sant'Agata, ovviamente l'Umaritel. Anche se poi, che è sempre il re, ci sta anche un altro grande successo. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi... insomma, il tempo di aggiustare un attimo strumenti, cose, minchiarie. Sei stata bene con noi? Sì, tutto a posto? Assolutamente. Meno male. Quei due stanno a parlare... Ragazzi, dovete cantare con noi, a proposito, ve lo dico da adesso. Quali stetali di stelle? Ringraziamo tutti, e ci sentiamo, non so se la settimana prossima ci siamo. Isso l'umaritelle, assai curiose, da una cantina esce, da una tratrase, quando ritorna a casa tutte imbrieghe, dico mogliera mia, facimme la pace. Aspetta, stop, com'è che faceva? Lena, mia cara Lena, tu sei la pena di questo cuore. Vorrei coprir la tua bocca. Ti baci, ti baci, ti baci. Per dirti quanto mi piaci. E poi tenerti sul cuore. Seconda strofa. Pace non voglio fare, sono adirata, se prima non mi dici dove hai stata. O sto a lavorare, trasporto vino, lo bevo e lo trasporto qui dentro di me. Vino, vino, eccolo qua, vino, vino, tira campa. Madonna mia, vorrei coprire la tua bocca. Di baci, di baci, di baci, per dirti quanto mi piaci, e poi tenerti sul cuore. Non vedo l'ora che viene Natale, per farmi una magnata di maccarona, per me scurta le guai e le cambiale, mi faccio una bevuta e ti raccampa. Vino, vino, eccolo qua. Vorrei coprire la tua bocca di baci, di baci, di baci, per dirti quanto mi piaci e poi tenerti sul fuoco.
grazie le 99 cose, grazie Voglio, un applauso a voi, fare a voi, Fabri Firme, De Move. Scusate per i danni, alla prossima. The world.